Santo, il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la nostra parrocchia è unita a condividere insieme l'anniversario di 49esimo annuale della strage di Ciaculli, in memoria del carabiniere Marino Fardelli. È un momento particolare per la nostra frazione, per Cassino, che ricorda questo eroe, ricorda questo grande giovane che veramente ci ha dato un esempio di eroe, un esempio grande per l'Italia e per la nostra Cassino e Caglira. Anche noi quest'oggi qui convenuti, con la famiglia Fardelli qui presente, con le autorità, siamo qui per ricordare questo esempio di questo giovane carabiniere, affinché questa memoria possa continuare nel tempo, soprattutto nella generazione di oggi, dove tante cose si dimenticano e tanti personaggi della nostra zona si mettono da parte. E quindi anche noi siamo chiamati a vivere e a ricordare nella nostra memoria Marino Fardelli. Per celebrare degnamente questi santi misteri, chiediamo con umiltà perdono al Signore di tutte le nostre debolezze umane. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà,
noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora ci accomodiamo tutti e prestiamo ascolto alla parola di Dio. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelle ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi manderò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perché eterna è la
sua misericordia. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Voi qui presenti, alle autorità, al prefetto di Frosinone qui presente, al sindaco, all'onorevole Anna Teresa Formisano, a tutti coloro che quest'oggi sono qui convocati nel ricordare la figura del nostro caro carabiniere Marino Fardelli, alla famiglia Fardelli qui presente, ai fratelli rimasti Donata e Cesare, di 11 fratelli che erano, sono rimasti loro due superstiti di questa grande famiglia, numerosa famiglia di Fardelli, punto di riferimento della nostra frazione di Caira e di Cassino. E noi qui quest'oggi siamo qui per ricordare un anniversario, siamo qui per ricordare il tempo che trascorre, ma anche le persone che è difficile da dimenticare ed è difficile anche da poter non ricordare. Sono passati 49 anni da quella strage di Ciaculli in Sicilia, dove appunto in questo attentato era presente anche il nostro concittadino, il carabiniere Marino Fardelli. È un momento in cui noi ricordiamo un eroe, ricordiamo un militare, ricordiamo una persona cara che è qui, della nostra frazione di Caira in Cassino, e questa memoria ci riporta a tanti episodi di militari, carabinieri, a cui hanno vissuto questo martirio, diciamo, di tanti attentati che sono successi poi a sua volta anni dopo anni, per la patria, per quello che è la giustizia, per quello che è la verità. E Marino, giovane, è stato uno dei tanti che ha donato la propria vita per la giustizia, per la verità. E noi oggi siamo qui nel ricordare persone eroiche che hanno creduto nella giustizia, hanno creduto nella verità. Quello che purtroppo nei tempi di oggi è difficile vivere,
soprattutto nella società disorientata di oggi, dove tante volte questa realtà è difficile da vivere, da capire, da comprendere, da poter anche vivere giornalmente, perché spesso ci sono momenti critici della nostra società in cui non sempre è facile capire qual è la verità, dov'è la verità e a volte dov'è la giustizia. Forse è meglio la giustizia umana, la giustizia di Dio, che la giustizia umana di fronte a certe realtà così crude di esperienze e di tempi difficili che ha vissuto anche la nostra Italia, partendo poi da tutto ciò che riguarda gli anni 60, 70, 80. E quindi noi oggi siamo qui per ricordare queste persone che hanno dato la vita, persone che hanno creduto, persone che hanno avuto veramente un grande valore per la nostra Italia, per la nostra giustizia e per tutto ciò che riguarda la verità che a volte ci porta a vivere l'esperienza del dolore, del distacco e della morte. Ecco, abbiamo ascoltato la parola di Dio. Anche oggi il Vangelo sembra che ci possa in qualche modo aiutare a capire l'esperienza di Gesù e l'esperienza umana. Gesù che nella sua patria non era stato capito, non è stato accolto come il figlio di Dio, come colui che è venuto per annunciare, per predicare, per annunciare il Vangelo. E tutt'oggi, anche oggi purtroppo, non tutti vengono riconosciuti nella propria patria, nella propria zona, di persone che hanno fatto tanto, che fanno tanto e che tante volte vivono nel loro silenzio. Io sono molto fiero qui a Caira di essere guida e di essere il parroco di questa frazione, perché veramente anche per me è un momento particolare essere qui, pregare e vivere insieme con voi l'esperienza di Marino Fardelli. Sono fiero di questa figura e di essere qui oggi a ricordare insieme con voi questa figura. Sono qui da 2 anni e giustamente anche a me mi ha colpito molto la figura di Marino Fardelli. Passando per andare verso il cimitero tedesco vedo sempre quella colonna dove ricorda questo attentato di Palermo in Sicilia, e passando mi torna sempre in mente di tanti militari come Marino che hanno vissuto l'esperienza di attentati, di violenza, di morte. E quindi passando mi viene in mente di dire, ecco, noi che siamo di Caira dovremmo in qualche modo risaltare di più l'aspetto di questi eroi. Anche Cassino, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, sapete meglio di me veramente come ha passato la nostra zona, la nostra Cassino, da distrutta poi si è piano piano ricostruita, quanti sacrifici, quante persone, quanti militari morti a causa della guerra. Abbiamo qui Cassino che è piena di cimiteri militari, e quindi questo fa capire che Cassino è una città in cui veramente è chiamata la città martire. Perché martire? Perché veramente tanti militari, tanti soldati, hanno veramente, civili e militari, hanno vissuto qui l'esperienza del dolore, l'esperienza di una guerra, l'esperienza di una violenza, l'esperienza anche della distruzione. E questi sono eroi, sono eroi. Noi qui abbiamo il cimitero tedesco dove sono sepolti i militari tedeschi, abbiamo il cimitero polacco, abbiamo il cimitero inglese, il cimitero appunto di tanti militari a cui noi ricordiamo in modo particolare la loro eroicità nella guerra. E noi abbiamo qui nella frazione di Caira questa ricchezza, la ricchezza di un giovane che senza paura ha affrontato la vita, la difficoltà, il distacco da Caira in Sicilia, è andato a morire, pensate un po' anche la lontananza dalla famiglia, la lontananza dei propri cari, uccidere così tragicamente in un attentato, in una tragedia,
dove appunto lui è stato uno dei tanti che ci ha lasciato la pelle, la vita. E quindi significa che anche noi oggi questi ideali dobbiamo continuarli, soprattutto nella generazione di oggi, dove spesso magari non tutti i giovani sanno chi era Marino, chi erano tanti militari morti, di persone che veramente hanno dato la vita con coraggio, con fierezza, con stimolo, con desiderio anche di poter essere fieri di essere italiani. Questo ci manca oggi come oggi nella società di oggi. Eroi ancora oggi che cercano di testimoniare, di amare la propria patria, di amare i militari, di amare la giustizia e la verità. E quindi vedete che anche noi siamo chiamati ad attingere dall'esempio di queste persone che oggi come oggi non ci stanno più, ma che comunque noi le ricordiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, nell'esempio eroico che ci hanno dato, e sta a noi continuare a ricordare. Il prossimo anno faremo il 50esimo, sicuramente più solenne, penso, fra il comune, fra l'associazione dei carabinieri Marino Fardelli, faremo un 50esimo. E anche noi saremo chiamati tutti a ricordare con più solennità questi anniversari, perché tante volte vengono dimenticati, vengono messi in sordina, diciamo, no? Invece dobbiamo fare in modo di risaltare questo fatto a livello giornalistico, a livello di comune, a livello di frazione, a livello anche di noi qui di Caira, fare in modo di essere più partecipi a queste occasioni, perché sono occasioni che ci fanno capire quanto noi amiamo coloro che non ci sono più, ma coloro che hanno dato un esempio grande, che noi dobbiamo continuare a vivere e continuare a far rivivere dentro di noi e al di fuori di noi. Questa deve essere la nostra fierezza. Io sono fiero di questo, sono fiero oggi di avere tutte queste persone importanti nella mia celebrazione. Io che sono una persona molto semplice, e vedere queste persone, queste autorità, mi sento piccolo, sinceramente, e sono sempre stato così, sempre stato molto umile e semplice, e questo a volte mi dà modo anche di capire che anche voi avete un cuore, voi avete un'esperienza, voi avete a contatto attraverso la politica, attraverso lo Stato, attraverso esperienze che veramente vi fanno eroi giorno per giorno. E questo mi dà tanta fierezza, perché io amo l'arma, amo tutte quelle persone che vivono nella giustizia, nella verità. E qui da un certo momento anch'io sono fiero oggi di avervi qui nella mia parrocchia, nella mia chiesa di Caira, qui in questa nostra chiesa in cui è titolato a San Basilio Vescovo. Ecco, voglio con tutto il cuore ringraziare tutti voi qui presenti, perché veramente mi date modo di capire che di fronte alla memoria di una persona cara, ecco, anche voi siete partecipi, anche voi avete la vostra importanza, anche voi siete qua per ricordare, per rivivere, per fare memoria, ma anche per fare in modo che ancora oggi ci siano persone giuste, vere, sincere, che continuano quello che tanti nostri cari hanno fatto lungo il tempo, lungo gli anni. Vogliamo quindi anche noi riflettere su queste povere parole. Sicuramente dopo questa nostra celebrazione ci sarà il nostro carissimo sindaco che interverrà, poi ci sarà probabilmente anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone, il prefetto qui presente di Frosinone, che diranno anche loro una loro parola a livello civile, a livello appunto di presenza, di responsabilità. Poi ci sarà anche la consegna della medaglia d'oro al merito civile, e poi alla fine la premiazione degli alunni della scuola elementare secondo circolo Plesso di Caira. Vedete che questa celebrazione è intensa, è profonda, è densa di significato, affinché non rimanga qui, ma continui nel tempo, nel nostro cuore e nella nostra esperienza quotidiana. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora insieme vogliamo professare la nostra fede, il nostro credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, l'indifferenza alla parola colpisce un po' tutti. Come cristiani dobbiamo essere testimoni e annunciare il Vangelo, soprattutto anche con l'esempio edificazione della vita. Domandiamo che la potenza di Dio venga in aiuto alla nostra debolezza. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, Tu sei in mezzo a noi come nella sinagoga di Nazaret. Donaci l'umiltà di accogliere la Tua presenza nella parola e nell'Eucaristia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Alla Chiesa è stata affidata la parola ad annunciare perché svolga questo compito con semplicità e umiltà, sull'esempio del Maestro Divino, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Di fronte all'incomprensione potremmo essere tentati di scoraggiamento perché ritroviamo fiducia in noi stessi e fede in Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Le nostre assemblee aspirano a essere delle riunioni di famiglia perché sappiamo vedere il volto del Padre in quello dei fratelli e sorelle, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. È giustamente doveroso ricordare il nostro defunto Marino Fardelli, alla famiglia qui presente, a tutti coloro che lo ricordano con stima, con affetto, nella memoria e nel tempo. Noi Ti preghiamo. Signore Gesù, Tu hai conosciuto l'incomprensione umana e l'hai vinta accettando di salire sulla croce. Dona anche a noi la capacità di accogliere con serenità le prove della vita, perché la nostra debolezza diventi forza. Tu che vivi e regni con il Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Ora ci accomodiamo tutti e proseguiamo la nostra celebrazione.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa famiglia oggi radunata nel ricordare il nostro Marino Fardelli possa essere gradita a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio, e di vivere regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 santo è il Signore. Santo, 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 santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, 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 nell'alto dei cieli. Benedetto è, benedetto è, è colui che viene. Benedetto è, benedetto è, è colui che viene nel nome del Signore. Osanna, 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 nell'alto dei cieli. Santo, 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 santo è il Signore. Santo, 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 santo è il Signore, Dio dell'universo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mi
mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Abate ordinario Pietro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Vogliamo ricordare il nostro fratello defunto Marino e tutti i militari civili che sono caduti nella guerra o nella violenza. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, venerata in questa nostra comunità come Santa Maria Addolorata, con gli Apostoli, il nostro titolare San Basilio Vescovo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, insieme osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace sia con te. 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 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, custodisca per la vita di Dio. Consegnare la medaglia d'oro al merito civile e poi la premiazione degli alunni della scuola elementare di Caira. So che qualcuno deve leggere la preghiera benissimo del militare, del carabiniere. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consigna il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte
l'amore di Dio e ai fratelli italiani. Amen. Virgo Fidelis, prega per noi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai riunutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Scenda su voi tutti la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Ed ora la parola a Marino, un momento particolare civile per commemorare e ricordare il nostro Marino Fardelli. Possiamo sederci tutti e proseguire il momento. A nome dei familiari tutti, con emozione, ringrazio tutti voi partecipanti. Un ringraziamento particolare viene rivolto a Don Claudio Monti, parroco della parrocchia San Basilio Vescovo di Caira, così come al coro della parrocchia San Basilio Vescovo di Caira. Grazie. E a tutti gli intervenuti. Un saluto particolare va al prefetto di Frosinone, Sua Eccellenza Eugenio Soldà, al sindaco della città di Cassino, avvocato Giuseppe Collini Pedrercone, all'onorevole Anna Teresa Formisano, in rappresentanza del Presidente della Camera dei Deputati, ai diversi amministratori del Comune di Cassino presenti, come il Vicepresidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo e al già sindaco di Cassino Bruno Vincenzo Scittarelli. Un saluto particolare al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone, colonnello Antonio Menga, e un saluto particolare va a lei, generale Francesco Benedetto. Un saluto al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cassino, capitano Adolfo Grimaldi, e al comandante della Stazione dei Carabinieri di Cassino, luogotenente Emanuele Dell'Orno. Un saluto al vicecommissario dottor Crescenzo Pittiglio della Polizia di Stato, per l'esercito italiano il ricordo dei soldati, gli artificieri caduti nella strage di Ciaculli, è presente il tenente colonnello Bruno Vellucci dell'80° RAV Roma di Cassino. Un saluto agli amici dell'Associazione Carabinieri Cassino, sempre presenti al nostro annuale appuntamento commemorativo, così come l'Associazione Aeronautica Militare Sezione di Cassino e l'Associazione Guardia di Finanza Sezione di Cassino. Un saluto anche ai rappresentanti della Croce Rossa Italiana Militare della Sezione di Cassino. E particolarmente gradito un saluto agli alunni e agli insegnanti delle scuole elementari secondo circolo Plesso di Caira e al dirigente professor Antonio Simeone. Con emozione, proprio in virtù di quello che diceva prima il nostro parroco, degli amici di Caira che nel 1963 erano presenti per le esequie del carabiniere Marino Fardelli, mi hanno fatto dono quest'oggi gli amici Gino Velardo e il professor Sergio Saragosa di una copia, un originale Messaggero di Frosinone 1963 del 5 luglio, dove c'è appunto un articolo in cui viene ricordato il funerale del carabiniere Marino Fardelli, particolarmente sentito, e un ringraziamento agli amici Gino Velardo e il maestro Sergio Saragosa. Grazie. Sono pervenuti dei saluti istituzionali, li menziono solo alcuni, da parte del professor Mario Monti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente Sergio Mattarella, giudice costituzionale, del generale Leonardo Gallitelli, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, dell'onorevole Gabriella Mondello, deputato, collega dell'onorevole Formisano, che ha, su sollecitazione dell'onorevole appunto Formisano, facente parte della commissione per l'elargizione della medaglia d'oro,
ha così voluto sposare questa causa e ha mandato dei saluti. E i saluti sono arrivati anche dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, il generale a riposo Libero Losardo. Invito a prendere parola il sindaco di Cassino, avvocato Giuseppe Golini Pedralcone. Grazie, buongiorno a tutti, grazie presidente. I saluti sono stati già fatti dal presidente del Consiglio Comunale Marino Fardelli, ma la presenza di cotanti ospiti illustri è la testimonianza di come questa cerimonia sia sentita. Oggi per 49 anni siamo ancora tutti qui ad onorare la memoria del carabiniere Marino Fardelli. Oggi in particolare siamo qui perché dopo 49 anni viene riconosciuto alla memoria del carabiniere Marino Fardelli la medaglia d'oro al valor civile a nome del nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Forse è un riconoscimento tardivo, ma noi accettiamo anche la tardività di questo riconoscimento, e questo riconoscimento deve gratificare non solo la famiglia Fardelli, non solo Donata e Cesare fratelli, non solo tutti i tanti familiari della grande famiglia Fardelli, ma anche tutta la comunità di Caira e tutta la città di Cassino. Noi dobbiamo essere tutti noi orgogliosi di questo riconoscimento. Io in particolare ricordo e conosco il sacrificio del carabiniere Marino Fardelli non solo per doveri e conoscenze istituzionali, ma perché la vicinanza della mia famiglia alla famiglia Fardelli mi ha già da quando ero bambino fatto conoscere questo sacrificio, mi ha fatto conoscere la storia di questa strage che devo dire mi ha segnato e mi ha condizionato. Quindi non starò qui a ripercorrere la storia che purtroppo è a noi tutti conosciuta. Però c'è da dire che l'onorificenza al carabiniere Marino Fardelli, alla memoria del carabiniere Marino Fardelli, è un qualcosa di molto importante. E in particolare questo è un anno davvero speciale, perché proprio qualche settimana fa un altro figlio di questa terra, un altro figlio di Caira, un altro militare è stato riconosciuto, è stato ricordato con l'intitolazione di una strada. Mi riferisco a Crescenzo Nardone. Questo è un segno importante di come la città di Cassino non ha mai dimenticato questi figli della propria terra, non ha mai dimenticato i figli della terra della frazione di Caira. Per ultimo voglio dire che i riconoscimenti, le onorificenze, le medaglie sono importanti perché servono a ricordare il sacrificio, la memoria di tante persone che hanno dato la vita, quindi hanno dato la cosa più importante per lo Stato che è la vita. Però c'è da dire che questo non basta. Don Claudio prima parlava di giustizia. La giustizia non è un concetto astratto, ma è un qualcosa che, a cui noi tutti dobbiamo tendere, a cui la società deve tendere. E in questi giorni purtroppo si sta consumando un'ingiustizia. Un'ingiustizia a danno di questo territorio e in spregio proprio della nostra storia, della nostra città, che è una città martire, lo ricordava Don Claudio, con la possibile soppressione del Tribunale di Cassino. Noi questo non lo possiamo accettare, ma non per localismi o campanilismi, non lo possiamo accettare perché il nostro Tribunale non è degno
di essere cancellato. La nostra storia non è degna di essere cancellata con un colpo di spugna come un qualcosa di inutile e un ramo secco da tagliare. Noi ce la metteremo, ci batteremo come già abbiamo fatto e come faremo nei prossimi giorni per scongiurare questa soppressione, perché riteniamo che sia davvero una grande ingiustizia perpetrata non solo ai nostri danni, ma ai danni anche della memoria e del sangue versato dei nostri tantissimi concittadini. E quindi l'impegno, ribadisco l'impegno, parlo a nome anche sicuramente dell'onorevole Formisano e delle tante persone che, abbandonando gli schieramenti politici e le bandiere, si stanno adoperando e si adopereranno per raggiungere questo risultato e per scongiurare questa soppressione. E concludo con un augurio, con un auspicio che l'anno prossimo, quando si festeggerà il 50esimo della strage, si celebrerà il 50esimo della strage di Ciaculli con una cerimonia solenne, noi saremo qui a parlare ancora del Tribunale di Cassino, che è un presidio di giustizia e di legalità che darà, come ha fatto già nei primi 151 anni di vita, giustizia alle tante persone che la richiedono. Grazie. Grazie, Sindaco. Invito il comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone, colonnello Antonio Menga. E io ringrazio sicuramente Marino Fardelli, la famiglia Fardelli. Questo è il secondo anno per me, di presenza quale comandante provinciale. Quest'anno diciamo che la cerimonia è arricchita dalla medaglia. L'anno scorso ne parlavamo della eventualità che potesse essere concessa la medaglia, finalmente è arrivata, anche se, come diceva il sindaco, un po' tardivamente, però importante arrivare, quindi questa commemorazione è importante soprattutto perché ricordiamo delle persone, in particolare il nostro militare, ma furono in realtà cinque i nostri militari, un tenente, due marescialli e due carabinieri, più un maresciallo e un militare dell'esercito, che morirono in quell'attentato. Quindi nel 1963 ci fu una delle tante segnalazioni che normalmente avvengono quotidianamente in tutta Italia. Poi è chiaro, io ho lavorato in Calabria, ho fatto servizio, ho comandato la sezione anticrimine di Catanzaro per 4 anni, quasi 5, e voglio dire che effettivamente le situazioni nelle quali noi ci siamo ritrovati spesso a dover quasi sminuire il rischio verso il quale andavamo incontro erano quotidiane, nel senso che il carabiniere, ma anche il poliziotto, l'appartenente alle forze di polizia, si lancia, è coraggioso, è generoso, a volte anche un po' incosciente, perché non sa verso cui sta andando. E quindi è importante ricordare queste cose, perché sicuramente nella memoria e soprattutto nel ricordo di questi avvenimenti bisogna sempre ricordarsi che combattere la criminalità organizzata è il dovere di tutti, quindi non solo delle forze di polizia ma anche dei cittadini. E per quanto riguarda la nostra attività, ecco, noi svolgiamo quotidianamente questo tipo di compito, quindi naturalmente poi arrivando anche a delle estreme conseguenze, purtroppo le vittime del dovere sono molto numerose per l'Arma dei Carabinieri e per le altre forze di polizia. Sicuramente noi oggi ricordiamo una figura molto importante. L'anno scorso ricordo, e sono le stesse sensazioni che ho avuto quest'anno, vedere questa faccia di questo giovane carabiniere pulita, limpida. È veramente emozionante anche ti fa venire a mente il giovane carabiniere, che normalmente è anche quello un po' ingenuo, un po' meno esperto, però è anche quello che generosamente si tuffa in qualsiasi situazione operativa, anche a rischio della sua vita. Un aspetto molto importante che vorrei sottolineare di queste commemorazioni e il legame con la scuola. Anche lo scorso anno furono premiati dei bambini, dei ragazzi delle scuole elementari, ed è una cosa molto bella, perché far parlare, far commentare la legalità
il senso del dovere dei cittadini, soprattutto a dei ragazzi, a dei bambini, è la cosa più importante, perché io penso che sia, noi abbiamo il dovere di parlare nelle nostre famiglie, nelle scuole, in queste occasioni ai ragazzi, perché la memoria di queste situazioni, di questi eventi non vada a cancellarsi. Io naturalmente, col permesso del signor generale Benedetto, voglio ringraziare a nome dell'Arma dei Carabinieri la famiglia Fardelli, veramente, perché ogni anno ripropone e ricorda un aspetto importante del nostro dovere, quindi l'importanza del senso del dovere fino all'estremo sacrificio dell'Arma dei Carabinieri, ed è un aspetto molto importante del cui l'Arma sicuramente gli è grata. So che, ecco, il Comandante Generale si è molto impegnato proprio per cercare di arrivare a questa medaglia d'oro, e la presenza di tante autorità, di tutte le autorità del territorio, anche di oltre il nostro territorio, significano l'importanza e la certezza che la figura del Carabiniere Marino Fardelli sarà sempre ricordata dall'Arma dei Carabinieri e da tutta la cittadinanza. Grazie. Ha ragione, comandante. Circa 3 anni fa mi recai personalmente dal comandante Gallitelli, il quale mi fece entrare nel proprio ufficio, e la prima cosa che mi disse: scusa a nome dell'Arma, scusa a te, scusa alla famiglia, perché siamo arrivati tardi. Però ecco, l'ho sentito non più tardi di un mesetto fa, e mi diceva in maniera contenta che finalmente, ecco, l'impegno che aveva preso a nome dell'Arma dei Carabinieri era stato portato a termine. Io, a nome dei familiari tutti, intendo ringraziare lei, che è stato sempre vicino a noi familiari, così come la presenza lo testimonia quest'oggi, la presenza del generale Benedetto, e anche la vicinanza che hanno sempre dimostrato il comandante Grimaldi con il luogotenente dell'OMO. Sono stati sempre vicini alla famiglia, e per questo, ecco, questa, qual è l'occasione migliore per ringraziare tutti quanti voi dell'Arma dei Carabinieri. Passo la parola al Sua Eccellenza, il Prefetto di Frosinone, il quale ringrazio ancora una volta per la sua presenza a Caira dopo quella di un mese fa. Grazie, Prefetto. Io vorrei fare un saluto particolare alle autorità presenti, ma un saluto ancora più particolare a tutta la comunità di Caira. Io condivido pienamente quello che ha detto nell'omelia il nostro Don Claudio, non solo dal punto di vista religioso, ma anche nella parte che riguarda gli eventi civili. E quindi non voglio ripetermi in quello che già è stato detto. Però vorrei fare una piccola riflessione, un po' più generale. La nostra storia è costellata di tanti eroi, dagli eroi del Risorgimento, dagli eroi della Prima Guerra Mondiale, dagli eroi della post Prima Guerra Mondiale, dagli eroi della Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è l'avvento dello Stato Repubblicano, quindi quasi 70 anni di Stato Repubblicano, diciamo in tempo di pace, eppure anche in questo periodo, detto in tempo di pace, abbiamo avuto i nostri eroi, purtroppo numerosi, grandi, medi o piccoli, ma tutti importanti. E questo è un momento di riflessione, perché non dobbiamo disperdere il loro ricordo, il loro senso del dovere, il sacrificio purtroppo che è costato la vita, e quindi benissimo rientra Marino Fardelli in questo contesto. È dovere delle istituzioni tutte che questo ricordo rimanga sempre, appunto, sempre vivo, anche perché ci deve impegnare a che l'eredità che ci hanno lasciato tutti questi eroi, e mi riferisco non solo a quelli della criminalità organizzata come in questo caso, ma anche quelli, diciamo, come sono arrivati quasi alle soglie dei 200 fra militari e carabinieri morti nelle missioni di pace, e l'ultimo carabiniere di qualche giorno fa, il ragazzo di Galatina. Ecco, questa eredità che ci lasciano tutti questi ragazzi non sia vana. Quindi il nostro impegno deve essere ancora maggiore affinché questa eredità, che è basata su due principi fondamentali, pace e democrazia, noi dobbiamo ancora perseguire una strada per ratificare sempre di più questi due concetti. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutta la comunità. Grazie, Eccellenza. Arriviamo al momento particolare,
per noi familiari. Consegna della medaglia d'oro al merito civile. Ritirano i fratelli in vita Donata e Cesare Fardelli. Consegna il prefetto di Frosinone, Sua Eccellenza Eugenio Soldà. La motivazione. Con eccezionale coraggio ed esemplare iniziativa, nonostante il clima di forte tensioni per il rischio di possibili attentati mafiosi, non esitava, unitamente ad altri colleghi, a ispezionare un'autovettura abbandonata, al cui interno un ordigno era stato disinnescato dai militari artificieri, venendo mortalmente investito dalla violenta deflagrazione di un ulteriore ordigno proditoriamente occultato nel vano portabagagli. Chiaro esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. 30 giugno 1963, località Ciaculli, Palermo. L'onorevole Anna Teresa Formisano, a nome del Presidente della Camera dei Deputati, consegna ai fratelli in vita del carabiniere Marino Fardelli, Donata e Cesare Fardelli, delle medaglie ricordo. Il sindaco della città di Cassino, avvocato Giuseppe Golini Pietralcone, insieme al sottoscritto in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Cassino, consegnano ai fratelli del carabiniere Marino Fardelli un crest a nome della città di Cassino. Procediamo con la premiazione da parte del prefetto di Frosinone, Sua Eccellenza Eugenio Soldà, che consegna una speciale medaglia inviata dal Capo dello Stato, come annualmente succede, ai familiari. Ritira la nipote del carabiniere Marino Fardelli, Marina Vecchiarini. Vado a leggere la lettera del presidente Napolitano. Ho il piacere di trasmetterle la medaglia che ho voluto destinare quale premio di rappresentanza all'edizione 2012 della cerimonia commemorativa della strage di Ciaculli. Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Procediamo con la premiazione degli alunni della scuola elementare secondo circolo Plesso di Caira, giunti tutti ex aequo, un premio consistente in un buono acquisto libri di testo per un valore di 100 euro. Gli alunni si sono cimentati in un elaborato scritto avente per tema la figura del carabiniere Marino Fardelli e il senso di legalità. Il vicepresidente dell'Associazione Carabiniere Marino Fardelli, Angelo Fardelli, premia Antonio Pittiglio. Ulteriore premio consegna Alessandra Fardelli all'alunno, l'alunna, in questo caso, Dorotea Nardone.
consegna all'alunna Giorgia Saragusa il premio Lina Belardo. Ringrazio ancora tutti quanti presenti, così come è avvenuto sabato scorso a Palermo, quando personalmente il prefetto di Palermo mi ha concesso, Postiglione mi ha concesso la medaglia a nome dei familiari tutti. Mi sono emozionato anche quest'oggi qui nella nostra Caira, all'interno della nostra città di Cassino, mi sono ulteriormente emozionato insieme a tutti i familiari tutti. Grazie a tutti. Oggi a Caira un importante riconoscimento per la famiglia Fardelli e non solo, anche per tutta la comunità di Caira, il riconoscimento della medaglia d'oro al valor civile. Sì, una giornata emozionante per la nostra comunità, per l'intera città di Cassino. A distanza di 49 anni, seppur in maniera tardiva, il Capo dello Stato ha voluto concedere al carabiniere Marino Fardelli, così come a tutti i caduti della strage di Ciaculli del 1963, l'ambito con onorificenza, appunto con una motivazione che colpisce il cuore di noi familiari senza dubbio, ma questa mattina, vista anche la partecipazione di tanti amici della comunità di Caira che ricordano ancora quel tragico giorno del lutto e dell'avvenimento di quando successero poi i funerali qui nella frazione di Caira. La cosa più importante qui, ecco, vorrei rimarcare, è la partecipazione degli alunni della scuola elementare di Caira, che ogni anno intentiamo premiare gli alunni della quinta classe, che si cimentano con un premio e sono vincitori poi di una borsa di studio, e permettiamo loro l'acquisto dei libri, e l'elaborato sul quale, ecco, si cimentano è quello del senso della legalità e la figura del carabiniere Marino Fardelli. Ecco, questo è il nostro obiettivo anche pedagogico e non solo di commemorazione con le autorità tutte. Un importante riconoscimento per il giovane carabiniere ucciso in un attentato di mafia, Marino Fardelli, la medaglia d'oro al valor civile. È un riconoscimento importante dopo 49 anni dalla strage di Ciaculli. È un riconoscimento anche tardivo, ma ben venga anche la tardività. Non si può dimenticare il sacrificio di chi, giovane carabiniere, è andato lontano dalla sua terra a servire la patria, a servire lo Stato, e ha pagato con il tributo più alto il sacrificio della vita. Credo che a 49 anni di distanza lo Stato abbia voluto giustamente ricordare questo sacrificio, e lo ha fatto non solo per la memoria del carabiniere Fardelli e dei propri familiari, ma anche come segno di riconoscimento per tutta la comunità di Caira e per tutta la città di Cassino, che comunque nel corso di questi 49 anni non ha mai dimenticato, anzi ha sempre ricordato il sacrificio di Marino Fardelli. Ricorrente in questi giorni il tema della legalità, è a rischio la legalità nel Cassinate, perché? La legalità e la giustizia sono concetti cui noi tutti tendiamo, ma sono concetti non astratti, che hanno bisogno di concretezza. La giustizia ha bisogno, per essere applicata, di aule di giustizia, quindi di tribunali. Ci sembra un paradosso, ci sembra un'ingiustizia che si vadano a tagliare appunto quei presidi di legalità e di giustizia che devono servire invece per tutti i cittadini. In particolare è un'ingiustizia quella che si sta consumando, quella che si vuole consumare, della soppressione del Tribunale di Cassino. Noi ci batteremo con tutte le nostre forze, come già stiamo facendo, per scongiurare questa eventualità, convinti che il Tribunale di Cassino, come ha fatto nei primi 151 anni di vita, possa e debba dare ancora giustizia, e che una sua soppressione sia solo un regalo alla criminalità organizzata.